Perfetto, a questo punto ultimo blocco di personaggi, gli ultimi tre, anche qui altri tre, mi devo ripetere purtroppo, ma così grandissimi personaggi, e cioè Walter Magnifico, Sasha Djordjevic e Carlton Myers, tre personaggi grandissimi, tre interviste, tre spezzoni di interviste interessanti, soprattutto il primo di Walter Magnifico, soprattutto per chi segue la viola da tanti tanti anni, vediamo. A 33 anni, pugliese di Sansevero, Walter Magnifico può definirsi insieme a Bruno Monti e Riva il più rappresentativo dei giocatori italiani in attività. Ha appena toccato le 200 presenze in maglia azzurra e da oltre 15 anni è la vera bandiera della Scavolini. Fuori dal parquet è un uomo riflessivo e molto meridionale nella sua simpatia e vivacità di dialogo. Insomma, in tutti i sensi, uno dei grandi del nostro basket. Flashback, 15 anni fa. Scatolone di Reggio Calabria, viola Reggio Calabria, Sansevero, 7-800 spettatori, facevano un tifo indiavolato. In campo c'era tra gli altri molto promettente, tale Walter Magnifico. Ti correggo, saranno stati anche 18 anni fa, perché sono già 16 anni che sono in Serie A. E allora anche di più. E quindi episodi bellissimi e scontri bellissimi, perché tra l'altro quei 2-3 anni che ho fatto a Sansevero con la cestistica, nella Serie C e poi nella Serie B, a quelli sono legati i migliori ricordi, perché poi i ricordi più belli, un ragazzino di 17-16 anni che gioca, ottiene tutte. Ecco, che importanza hanno questi ricordi nella vita di un campione, che sicuramente ne avrà poi tantissimi altri molto più importanti a livello di prestigio? Sì, infatti dopo sono venuti questi traguardi prestigiosi, però in Serie A c'è questo considerare quasi un lavoro, c'è troppa responsabilità. Ogni tanto bisogna guardarsi indietro, bisogna ricordarsi di questi episodi, perché ti riportano diciamo all'umiltà, al sacrificio. Io mi ricordo che quegli anni, allenamenti su allenamenti per ottenere qualcosa, noi eravamo la città piccola che sfidava Reggio Calabria, Brindisi, Napoli, tutte queste grandi squadre, quindi grande impegno. Bisogna ricordarsi, perché sono stati dei tempi bellissimi. Beh, guarda, io non mi pongo mai questo, cioè non mi metto mai davanti a queste considerazioni che fai tu. Io mi sento sempre un giocatore che deve sempre ottenere qualcosa da se stesso e deve dare sempre qualcosa ai compagni di squadra, alla squadra e al club per cui gioca. Andando avanti così magari arrivano dei traguardi che nemmeno te l'aspetti, perché lavori, ti alleni con piacere, con dedizione. Se per esempio le 200 presenze che magari faccio non a Reggio Calabria ma a Benevento sono come i traguardi volanti di una gara di ciclismo, no? Però una volta passato il traguardo devi pensare ad arrivare sempre più in fondo, sempre alla fine. Quindi sono cose che arrivano, che ti danno piacere perché raggiungi certi obiettivi, però devi porti sempre altri obiettivi. Bartoletti, direttore del Guerin Sportivo, al suo fianco Renato Villalta, presidente dell'Associazione Giocatori e grande campione, ma subito linea a Pesaro a Gianni De Cleva per la contesa iniziale della quarta finale Scudetto. A te la linea, Gianni. Grazie Franco Lauro, dunque buonasera agli ascoltatori dal Palazzo dello Sport di Pesaro. Come vedete le squadre sono a centrocampo, si va a iniziare dunque tra pochi istanti la quarta partita della finale Scudetto fra la Scavolini Pesaro e la Tresser di Milano. La Scavolini, forza emergente, prorompente, ha vinto le prime due partite a Pesaro e poi a Milano. La Tresser, squadra di vecchi e grandi campioni, ha reagito rabbiosamente nella terza, riuscendo a riportarsi in gara. Ora qui a Pesaro non è più il momento delle grandi sorprese, è il momento della verità. Tutti prima dell'inizio del confronto erano sostanzialmente concordi su un fatto: chi vince oggi vince lo scudetto, il che è largamente scontato per la Scavolini, perché è chiaro che se i pesaresi dovessero imporsi questa sera avrebbero vinto tre partite e dunque avrebbero lo scudetto. Logicamente è meno logico per la Tresser, che in realtà dovrebbe ancora andare a vincere un'altra partita domenica a Milano. Ma tant'è, questi sono i giudizi che i nostri colleghi esprimevano prima dell'inizio della partita, poi ovviamente il verdetto va al campo e in questo momento vediamo Darwin Cook, uno degli americani della Scavolini Pesaro, mettere a segno il secondo tiro libero della partita. 2-0 dunque per la formazione pesarese.
quintetto base in campo per la Scavolini, quello ormai tradizionale, Gracis, Cook, Day, Magnifico e Costa. Per la Tracer, D'Antoni, Meneghin, Brown, McAdoo e Piero Montecchi. E Bob McAdoo, il grande campione dell'NBA, ad andare a realizzare il primo canestro su azione della partita. Parità, si gioca da 45 secondi, McAdoo su Ario Costa. Costa si fa bene spazio, vantaggio Scavolini dunque. Vediamo le difese individuali per la Scavolini con Cook su Montecchi, Magnifico su Meneghin, Gracis su D'Antoni, Day su Bob McAdoo e Costa su Brown. Anche queste, almeno fino ad ora, sono marcature ormai tradizionali in questa serie di playoff, e non è tradizionale invece questo bel intervento di Gracis sul palleggio un po' troppo tranquillo di Bob McAdoo, e va la Scavolini lui, ma recupera palla. Dunque ancora la Tressa da tre punti, McAdoo un po' forzato forse, ma voleva sfruttare lo sbandamento della difesa pesarese, Bob McAdoo. Ed ora vediamo ancora Walter Magnifico, a segno, 20 a 10. Dobbiamo dire che Darren Day è arrivato a Pesaro nel finale di campionato, come d'altronde anche Cook, l'uno per il taglio di Petrovic, l'altro per l'infortunio a Greg Ballard. Bob McAdoo sarebbe il primo scudetto nella storia della Scavolini, che come società sportiva Vittoria Pesaro festeggia proprio in questo campionato i suoi 40 anni di vita. Lo scorso anno la Tracer festeggiò i suoi 50 anni di storia vincendo campionato, Coppa dei Campioni, Coppa Italia. Quasi la Juventus, se il paragone non fosse blasfemo, con la grande passione sportiva di Pesaro, che è quasi il Napoli fatto in chiave calcistica. E penso che dovunque andrà lo scudetto andrà sicuramente a buon fine. 5 minuti e 20 secondi nel primo tempo, c'è un time out, dunque possiamo sentire qualche... Allora riprendiamo la linea dal campo, sentiamo Valerio Bianchini. Vedete Bianchini con la sua camicia a righe bianche e rosse, che ormai è diventata abituale. Con questa camicia Bianchini ha vinto 4 partite di fila, magari una l'ha anche persa, ma evidentemente perde palla nuovamente della Tracer. Cook in velocità vuol servire Darren Day, che ha qualche problema ma poi realizza, e c'è anche fallo di Montecchi. La Scavolini sta dilagando in queste fasi di gioco, 42 a 23 il punteggio per la squadra di casa, 19 punti di vantaggio. Vedete Cook, Day è un po' sorpreso da questa iniziativa del suo compagno, ma comunque dimostrando di essere grande giocatore riesce a recuperare e anche a realizzare. Ha anche un tiro libero Darren Day, questa occasione Brown, autore di 6 punti. 46 a 32 per la Scavolini Pesaro. Gracis ancora da 3 punti, Andrea Gracis realizza. Gracis in questa partita è ancora tutta da giocare. E vedete tutto il pubblico pesarese che sostiene la sua squadra. 7 minuti e 4 secondi al termine, sostanzialmente in parità questo confronto fra Magnifico e Ricky Brown. Quanta determinazione e convinzione la squadra di Pesaro sappia giocare. Costa recupera palla su Bob McAdoo e c'è anche fallo di McAdoo. Esplode l'entusiasmo. Molto aggressiva ora la difesa milanese, avete visto un tentativo di raddoppio di Pittis su Cook. Ancora 10 secondi, Ario Costa servito bene da Cook, va a realizzare Ario Costa. Time out richiesto dalla... Gli provoca una brutta sorpresa, palla rubata da Cook, Darren Day si concede qualche numero. Intanto vedete l'orologio scandire implacabile il passaggio delle consegne fra un'era storica del basket dell'età moderna, quello del predominio della Tracer sul campionato italiano, ad una forse ad una nuova fase, sicuramente ad una novità rivoluzionaria, che è quella dello scudetto conquistato di Pesaro, che ricordiamo per due volte era arrivata alla finale perdendo con la Tracer. Questa volta invece la Scavolini ce l'ha fatta, batte la Tracer di Milano 3-1. Ha vinto i primi due confronti a Pesaro e a Milano, ha perso il terzo contro una Tracer che non voleva darsi per vinta, ma
alla fine ha conquistato sul suo terreno un successo che, per quanto si è visto in queste partite di finale, è indiscutibilmente meritato, perché la Scavolini ha dimostrato grande freschezza atletica e psicologica contro una Tracer che probabilmente in una stagione stressante iniziata, lo ricordiamo, prima dell'inizio del campionato con la vittoria nella Coppa Intercontinentale, ha speso troppo e non ha avuto più energie nel momento decisivo della sfida scudetto. Bob McAdoo ancora un tiro libero, 14 secondi al termine, il pubblico pesarese tutto in piedi, esprime la sua gioia, trattiene a stento ancora il momento felice, il momento dell'esplosione, dell'entusiasmo. Darren Day è rientrato in campo, Costa tenta addirittura il tiro da tre punti e realizza Ario Costa, e poi è il momento dell'invasione, la partita è finita dunque. Scavolini Pesaro, campione d'Italia, battuta la Tracer di Milano sul punteggio di 98-87. Scavolini campione, 3-1 il responso delle finali per la Tracer di Milano. Forse, l'abbiamo detto, si chiude un ciclo storico. Vedremo se la Scavolini rivoluzionaria di Valerio Bianchini saprà aprirne un altro. E con queste immagini del pubblico di Pesaro festante in campo, ma sarebbe da vedere tutta Pesaro festante per le strade della città, sarà una notte di follia qui a Pesaro, indubbiamente. Con queste immagini dunque del grande successo della Scavolini sulla Tracer, chiudiamo la telecronaca da Pesaro e restituiamo la linea a Milano. Ben trovato a Reggio Calabria, Walter Magnifico, buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a voi. Siamo all'interno del format Viola Story e qui raccontiamo la storia della Viola Reggio Calabria. Quante sfide, tante sfide. Guarda, ti dico che la prima sfida, risale a maggio del 79. Ti sorprenderà, ma io ero ragazzino, 17 anni, a San Severo, giocavo a San Severo, il campionato di Serie B, c'era la pool per andare in Serie A. E in quel girone c'erano Viola Reggio Calabria, Ragusa, Roseto, Fabriano, insomma, che poi andò su Fabriano quell'anno lì. E giocammo qui, cioè la prima partita in casa a San Severo perdemmo di 3 punti, poi qui a Reggio Calabria ne prendemmo 15, però mi ricordo che all'epoca c'era coach Faina, insomma, uno squadrone. Quindi quello è stato il primo assaggio della Viola. Io ne sono a conoscenza di questo, perché tutti ricordano il San Severo dove c'era un giovane Walter Magnifico, ma è vero che i vostri tifosi muovevano il canestro per non far segnare la Viola? Devo dire di sì, anche perché noi giocavamo in un campo talmente piccolo, in un pallone presso statico, dove non so, c'erano posti a sedere per 300-400 persone, chiaramente se ne mettevano dentro 600-700. E quindi tutti aggrappati ai canestri, a volte si usavano questi trucchetti per disturbare l'avversario, ma insomma quella volta lì con la Viola non servirono. Io lo ricordo molto molto bene, anche perché qualche anno fa nella Serie B di questa nuova Viola, la Viola affrontò San Severo e i colleghi ci informarono su tutto, anche di un interessamento di una formazione di Reggio Calabria, il CAP, che era pronta a fare carte false per portare a Reggio Calabria un giovanissimo Walter Magnifico. Poi arrivò Pesaro. Beh, quelli erano gli anni in cui 15, 16, 17 anni si cominciava a toccare le nazionali giovanili, le selezioni giovanili. Insomma, c'era l'idea di andare in giro, reclutare, vedere da parte delle squadre, ma non solo di Serie A, perché io ebbi dei contatti anche con Caserta, che era in Serie B. Insomma, certamente quando si vedeva qualche giovane virgulto tirar fuori la testa dal sacco, allora tutti un po' avevano interesse. E naturalmente, cioè, poi andai a fare dei provini un po' a destra e a sinistra in Italia, fu la Fortitudo che diciamo, era più convinta, diciamo, di quello che potevo diventare. Insomma, io andai prima un anno alla Fortitudo Bologna e poi mi trasferì a Pesaro. In questo albergo dove stiamo trasmettendo c'è ospite Dean Garrett. Che ricordi porti con te di questo grande atleta? Ma ragazzo simpaticissimo, veramente si stava benissimo in compagnia, quindi un ragazzo che è nello spogliatoio, a differenza di tanti altri ragazzi americani che magari facevano un po' più di fatica per ambientarsi. Lui, insomma, a parte che aveva già vissuto l'esperienza italiana a Reggio Calabria, però molto aperto, molto simpatico, un giocatore dominante sotto canestro, perché lui aveva un senso di verticalità
assoluta, quindi fra stoppate, schiacciate, era veramente dominante. Noi quell'anno lì andammo in finale, avevamo anche un certo Carlton Miles in squadra, però insomma andammo a giocare una finale che perdemmo la quinta partita con Bologna, complice anche il non fummo fortunati perché in quella serie finale ci fu una presunta scazzottata fra Coldebella e il nostro americano George McLeod. Poi il nostro americano lo squalificarono per 3 giornate, invece Claudio Coldebella per 2. Lui tornò nella quinta partita a Bologna, noi giocammo senza americano, nonostante gli sforzi di Carlton e Dean perdemmo. Però insomma fu una bella esperienza. Insomma. Ah, americani come Darren Day, lo stesso McLeod, non ce ne sono più. Adesso vediamo tutti i giocatori, sembrano tutti uguali. Una volta c'erano 2 americani, erano fortissimi. Ma diciamo che insomma, il gioco è cambiato e si è un po' omologato, insomma, giocano tutti alla stessa maniera, su questo su giochi di pick and roll e via dicendo. Insomma, io credo sempre che quello che era il gioco L della Billy Milano, che è il famoso pick and roll di adesso, che giocavano D'Antonio e Meneghino, D'Antonio e Gianelli ancora prima, bisogna avere i giocatori che lo sanno giocare, cioè che sfruttano i vantaggi che può offrire questa soluzione offensiva. Adesso lo giocano tutti, magari senza avere nessun vantaggio. E quindi il gioco è diventato un po' lo stesso fra tutte le squadre. E per cui anche quello che viene chiesto ai giocatori è una cosa un po' più specifica, cioè un ruolo un po' più specifico. Metti lì, fai il tiratore, sotto canestro, la palla viene giocata fra 2 o 3 giocatori e basta. E poi c'è, secondo me, anche complice questo fatto che una volta arrivavano 2 americani, chiaramente si andavano a pescare 2 fra i migliori, anche perché comunque dal college americani ne venivano fuori, le squadre NBA erano di meno, eccetera. E quindi arrivavano dei grandi fenomeni. Tu parli di Darren Day, ma io parlo di McAdoo, che è veramente il più forte mai arrivato in Italia. Adesso c'è una specie di contraddizione. Dall'America non producono più tanti giocatori delle squadre di college, tant'è vero che vengono a pescare tanto dall'Europa. Io credo che ogni squadra NBA ha almeno 2 o 3 giocatori di altissimo livello europei, e noi di contro invece apriamo a un maggior numero di americani, quindi arrivano tanti bravi ragazzi desiderosi, vogliosi di fare di mettersi in mossa, di fare la loro carriera sportiva, però naturalmente il tasso tecnico secondo me si è molto abbassato. Viola Reggio Calabria, grandissime sfide in Serie A1, era la Panasonic, abbiamo la nostra grafica di Volkov e Garrett, c'era Ugo Sconochini, erano grandissime sfide contro la Tosca Volini. Beh sì, ragazzi, qui parliamo comunque di una squadra che era piena di giocatori e che ha sfiorato, cioè, veramente quella partita con Treviso, insomma, ce la ricordiamo tutti, quel tocco al finale che poi non era valido, non valido. E, sì, sono stati degli anni dove Reggio Calabria, insomma, ha proposto una pallacanestro di alto livello e quindi, cioè, quando le squadre diventano così competitive come quegli anni lì, poi venire a giocare qui era durissima, insomma. Qui c'è tradizione cestistica, un po' come Pesaro, un po' questa storia che ho vissuto io a Pesaro lungo, insomma, erano scontri belli, diciamo. Però non, quando parliamo di questo, mi fa piacere parlare indietro nel tempo, però poi magari mi dispiace perché devo dire che, insomma, da giocatore è la cosa più bella che possa esserci, diciamo, andare in campo e misurarsi con gli avversari, amici avversari, è bellissimo. Walter, ti do una bella bacchetta magica, ma con tutta questa evoluzione nel basket NBA, ci sono più franchigie, più posti, tanti europei, secondo te Walter Magnifico ci poteva stare un NBA di questo genere, con le tue giocate, con le tue performance? Questo, sai, è un po' difficile. Io NBA un po' l'ho sfiorato, perché ricordo che nell'86, dopo i mondiali, venne invitato insieme a Gus Binelli da Atlanta, andammo 15 giorni in America, facciamo un po' questa Summer League con Atlanta, insomma fu un'esperienza. All'epoca comunque c'era un gap fisico, soprattutto atletico, insomma, notevole. Adesso devo dire che si è avvicinato, ma se io ti devo dire sinceramente, il mio modo di giocare, soprattutto il nostro modo di giocare anni 80, con una fisicità nettamente minore, con credo anche
un livello di qualità tecnica, devo dire, ma non solo, diciamo, il sottoscritto, abbiamo qui Marzorat, Meneghin, Riva, diciamo, gente premier di altissimo livello, qualità tecnica superiore rispetto ad oggi, però vedo che la fisicità nello sport adesso, in tutti gli sport, è aumentata, quindi non so, avrei avuto molte difficoltà adesso, avrei dovuto lavorare molto di più sul fisico per poi abbinarlo alla tecnica e vedere come sarebbe andato a finire. I miei ricordi di giovani appassionati in basket, ricordo, forse era un McDonald's Open, New York contro Pesaro. Non ti sbagli. Sì. Te la ricordi quella partita? Me la ricordo, sì, insomma, sfiorammo questo risultato che poteva essere storico, cioè di una... la prima volta che una squadra NBA poteva perdere con una squadra, diciamo, italiana, europea, e ci andammo vicini perché perdemmo un supplementare, tra l'altro perdendo un pallone su una rimessa, noi eravamo avanti di 3 punti a 6-7 secondi dalla fine, perdemmo un pallone su rimessa da metà campo, e poi Gerald Wilkins, che era il fratello di Dominic Wilkins, fece un canestro all'ultimo secondo da 3, poi perdiamo nel supplementare, però è una grande esperienza. Tu hai fatto scuola nel ruolo di numero 4, questa ala grande, ma vedere Gasol è letteralmente uno showtime. Bellissimo, guarda, io mi sono emozionato veramente con una padronanza, qualità tecniche, non devo io dirlo, perché è un livello tecnico proprio eccesso, con una tranquillità in campo a 35 anni, gestito benissimo, sempre in campo, cioè non so come si possa, ma poi io, questa è la seconda volta che io vedo in una manifestazione del genere, così difficile come un europeo, in cui un giocatore diventa determinante. L'altra volta era stata agli europei dell'87 ad Atene, dove Nick Gallis da solo, insomma, portò da solo, aveva anche Fasole, sia Nagis e altri, però comunque faceva media di 35 punti a partita e portò la Grecia a vincere il primo titolo europeo. Nel basket moderno, nel senso, non è che gli anni 80 erano antichi, però nel basket moderno è difficile vedere una continuità di rendimento giorno dopo giorno come ha fatto Gasol, veramente è stato straordinario. Complimenti anche per la gestione, vanno a un prodotto italiano, sì, che tu conosci molto bene, Sergio Scariolo. Sì, lo conosco bene, perché con Sergio vinciamo il secondo scudetto nel 90, lui aveva 29 anni, era con noi già da 4-5 anni come assistente, insomma, naturalmente si vedeva assistente di Bianchini per 2 anni, quindi insomma, si vedeva come aveva stoffa, questo indubbiamente. Poi ha fatto una gran carriera e sono contento perché è il terzo europeo che vince. A proposito di questo, ma lo conosci Lupusor? Ion Lupusor? Sì. Che ne pensi? È venuto, abbiamo avuto la possibilità, io ho avuto la possibilità di conoscerlo quest'anno a Lignano, non è stato nel campionato europeo giocato in casa, non è avuto un gran risultato. Ion è arrivato dopo i mondiali Under-19, quindi sicuramente lui e Diego Flaccadori abbastanza stanchi, e credo che non hanno potuto dare il meglio di loro stessi, però sono fra quei ragazzi che sicuramente hanno una strada, diciamo, ben segnata, per cui è chiaro che poi sta a loro salire e vincere tappa dopo tappa e arrivare ad altri livelli. Il nostro appuntamento con Viola Story si conclude qui. Io ringrazio il mio super ospite Walter Magnifico, gloria del basket italiano, gloria della Scavolini Pesaro, perché per me avrai sempre quella canotta addosso. Complimenti. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo a tutti, alla Viola e a tutti. Mi ricordi di giovani appassionati in basket? Ricordo, forse era un McDonald's Open, New York contro Pesaro. Non ti sbagli. Sì. Te la ricordi quella partita? Me la ricordo, sì, insomma, sfiorammo questo risultato che poteva essere storico, cioè della prima volta che una squadra NBA poteva perdere con una squadra, diciamo, italiana, europea, e ci andammo vicini perché perdemmo un supplementare, tra l'altro perdendo un pallone su una rimessa, noi eravamo avanti di 3 punti a 6-7 secondi dalla fine, perdemmo un pallone su rimessa da metà campo, e poi Gerald Wilkins, che era il fratello di Dominic Wilkins, fece un canestro all'ultimo secondo da 3, poi perdemmo nel supplementare, però è una grande esperienza. Cook, 5-4, sempre in testa la Scavolini.
magnifico da fuori, ottimo tiratore Walter, in sospensione miglioratissimo, 2 punti per lui con questo, 7-4 Scavolini. Palo di Van de Wey sotto canestro sulla rimbalzo, fatto una spinta. Gerald non condivide questa assolutamente. Darwin Cook da 3, Darwin Cook segna 15-12, Scavolini. Bravo Darwin Cook, e Darwin, ex giocatore NBA, Kenny Walker dentro anche lui adesso. E questo sarà, qui è una palla vagante, Aria doveva fare un tuffo in campo, la palla era lì, deve prendere Mark Jackson, Gratis lo marca, Jackson tiene estensione, no, apertura bellissimo, Darwin Cook che sa andare a canestro, Darwin segna, 17-13, Scavolini ripassa in testa, 7-0 parziale, bellissimo Darwin che usa il canestro come scudo lì, Charles Wolf importante adesso, qui Darwin Cook, in un buco lì a Darren Day, liberissimo, e Darren non perdona. Darren Day 23-21 con 45 secondi da giocare nel primo laterale per la Scavolini, Zampolini. Darwin Cook vola, appoggia, segna Darwin Cook. 44-32 Scavolini, adesso la Scavolini deve difendere e prendere in base perché i Knickerbocker sbagliano. Maurice Cheeks se non sbaglia dentro. Ci prova da fuori, non va. Palla strappata, questa volta Scavolini non ha fatto taglio fuori, Knicks ha preso la palla. Darwin Cook, fallo. Fallo subito da Brian Quinette, se non sbaglio. Darwin Cook, bellissimo volo. Quinette il fallo numero 23. Bellissima entrata. Decise Gabriele Tacchini da Lanza, che anche lui è qui. Questa sera sto cercando di citare tutti i giornalisti. Cook a Boni può tirare da lì. Day marcato da fermo. Darren Day. 46-36 adesso. Darren Day, 11 punti, giocando una buona partita. Oakley da fuori. Non va. Rimbalzo, deviazione. Finalmente, magnifico. Strappa, apre. 2 contro 1. Bella entrata di Darwin Cook. Meno 8 Scavolini. Vieni, prende rimbalzo e stai in partita. In partita, se pigliano rimbalzi, potessi io andare, qui una palla deviata, qui sotto canestro, passaggio recuperato da, qui c'è un fallo non fischiato, Gerald Walker ha fatto fallo ai danni di Andrea Gracis. Darwin Cook a Darren Day, marcato bene questa volta da Kiki, sotto a Boni, Boni a magnifico, appoggiato bellissimo, 48-42, nonostante tutti i regali che Scavolini gli ha fatto, forse per nervosismo eccetera. Adesso se capiscono, da fuori non va, rimbalzo, attenzione, lui deve tirare altrimenti tutto il gioco viene spostato sotto canestro e lì Patrick Ewing domina. Scavolini deve avere 2 dimensioni, dentro e fuori, gioca la zona ancora, secondo tiro libero giusto anche per qui. Wilkins cerca di penetrare, perde anche malamente, magnifico, recupera Cook, 3 contro 2, Day in mezzo, scarta, liberissimo Gracis, ecco come Gracis deve fare. Ewing cerca il numero 9, magnifico, apre molto bene, 3 contro 2, Darren Day a Darwin Cook, Darwin a canestro, Darwin Cook, 61-54, applausi qui. Darwin Cook, 11, vuole il backdoor, il taglio dietro di Darren Day, non c'è, Day, magnifico, marcato bene, arresto tiro di Walter, fatto molto bene, non è una cosa che lui faccia sempre, questa volta l'ha fatto molto bene, liberissimo Wilkins, e lui è proprio quello che sta massacrando la partita per la Scavolini, 18 punti per lui, Darwin Cook non esita, e sono 3 punti questo tiro per lui, 13 punti, Darwin Cook, riaperto la partita, più 6 Knickerbocker. Non devi esitare contro questo tiro. Ewing esce con 4 falli e cambia leggermente la situazione. Darwin Cook vorrebbe passare a cosa brutta, ha recuperato il palleggio. Sotto a Day, stupendo, Darren Day, 2 per lui, meno 3. Se la Scavolini riesce qui a non fare regale e pigliare i rimbalzi,
e marcare. Cavolo, 8 punti per lui. Cavolini forse dovrà mollare la difesa zona e cambiare qualche volta zona, poi uomo, mescolare le carte. Darren Day vola, subisce fallo, segna Darren Day, bravissimo lui, 17 punti lui, 14 magnifico, 14 Darwin Cook, Bore 8, Gratis 9 adesso, Mario Costa con 3, Time Out per Knickerbocker, con 6 Cavolini Pesaro, in partita alla grande, 1 minuto e 20 da giocare nel terzo quarto, grande difesa fisica di Mustaf contro Boni, Boni prende un bel passaggio, segna Boni, bravissimo! Sotto canestro con la sua esperienza, veramente mai più in testa, sono meno uno, 57 secondi da giocare nel terzo quarto. Darwin Cook è più sciolto la squadra Scavolini, con magnifico fuori, adesso quando rientra lui sarà perso. Da tre, Darwin Cook! Più due la Scavolini! Darwin Cook 19 per lui. Mostra. Sbaglia, ma guarda questa schiacciata di Patrick Ewing, più due Knickerbocker. Se Giovanni riesce a fare un canestro sarà un'altra roba. Darwin Cook, Darren Day a Darwin, Darwin 40, segna a 2 a 3, 2 soli punti, pareggio, Darwin Cook 21 per lui. Da fuori non va, rimbalzo Darren Day, lancio lungo a Giovanni Grattoni che appoggia, deviazione, convalidato. Grattoni, primi due punti, chissà se non si sbloccherà qui. Lancio, passaggio, baseball lungo tutto il campo e Giovanni non ha esitato, bravo Giovanni. E vogliono il fallo sulla mano. Qui Ewing una schiacciata di tremenda potenza. Più no, più 4 per i Knickerbockers. Mark Jackson, Ewing, 18 punti. Grande. Well, Darwin Cook si alza. Oh! Gratis questa palla, palla per Gratis che segna in terzo tempo, pareggia la partita. Regalo della Scavolini a loro, regalo dei Knickerbockers alla Scavolini. E Andrea Gratis dice grazie tante. 90 pari. Mancano differenza un punto. Zampolini marcato bene da Wilkins. Ario Costa sotto a Zampolini che segna, bellissimo passaggio di Ario, 92 Scavolini, 91 New York, 6-19, ogni palla scotta qui. Day, passaggio rischioso, ci prova Darwin, bomba! Darwin Cook più 5 Scavolini, 1.39 da giocare. Pat Ewing, bel passaggio, meno 3, la palla della partita qui. Grant penetra, vogliono 3 da Wilkins, non c'è. Grant non deve tirare, sotto. Svitamento di Ewing, meno 1 Knickerbockers. E un minuto per tirare, per giocare. 54-53, più 1 Scavolini. Darren Day, grande partita loro. Darwin Cook marcato da piccolo Greg Grant. Valido! Darwin Cook, uomo partita, 31 per lui. Adesso i New York Knickerbockers non hanno scelta, devono segnare persa, da tre. Ripresa, persa, recuperata Knickerbockers. La Scavolini ha perso New York per un tiro da tre qui. Gerald Wilkins, Mark Jackson, Tucker che è uno specialista. Jackson, 14 secondi. Wilkins, due non valgono, tre si va, va! 8 secondi pari qui, rimessa Darren Day, palla persa. Timeout per Scavolini, stiamo qui sul campo, pazzesco questo sviluppo qui. Scavolini. A Costa, Gracis, sospensione, corto preso. Timeout 0-0-0, amici sportivi, noi siamo andati in tempo supplementare a Barcellona. Timeout.